Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Saiuz e benvenuti per questa nuova diretta di Spazio Aperto. Come sempre con voi Antonella Intranò. E Ugo Lombardi. Questo pomeriggio i nostri ospiti sono addirittura due. Abbiamo Aaron Pettinari, caporedattore di antimafia2000.com. Ciao Aaron, grazie Wow. per aver accettato il nostro invito. Buonasera, buonasera a tutti voi, grazie a voi per avermi chiesto di partecipare. E Marco Grilli, coordinatore per il Friuli Venezia Giulia di Alternativa Politica. Ciao Marco. Ciao Marco. Buonasera a tutti, buonasera. Salutiamo i nostri registi, Rosario Moreno da Treviso e Ugo Caleb. Ciao. Ciao. Buonasera. Ciao a tutti. E Massimo Bonella, responsabile di pianetaoggitv.net da Venezia. Ciao Massimo. Sì, un saluto da Venezia. Bene, passo subito la linea a Rosario per i saluti al condominio di Radio Saiuz, dopodiché a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti. Prego, Rosario. Grazie Antonella, buonasera a tutti quanti. Allora, le solite cose che diciamo sempre. Vi ricordo che a tutti gli amici che ci stanno ascoltando sul nostro sito radiosaiuz.it, che c'è una bellissima chat. Questa chat la trovate anche sui siti delle web radio del network di Radio Science. Quindi per fare le vostre domande in diretta fatelo attraverso la chat. Oppure potete chiamarci al numero 0422 16 26 622 e in più potete mandarci un SMS oppure un messaggio vocale WhatsApp al 393 78 80 195. Chi ci guarda sulla web TV, insomma, c'è la scritta che va scorrevole, insomma, che avverte dei nostri numeri e tutto quanto. Chi invece si ascolta sulla web radio, ricordatevi questi numeri che sono importanti. Vi ricordo ancora che siamo in diretta sulla web TV, sulle classiche due web TV di Radio Saiuz, più siamo sul canale YouTube, sul canale Ustream e live stream. Quindi, insomma, potete spaziare e vederci come volete. E alla fine, insomma, anche le nostre web radio del network, quindi siamo a reti unificate con Radio Reno Web da Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri da Salgareda in provincia di Treviso, Radio Isso da Modena e Radio Valdichiana dalla Valdichiana. Quindi, insomma, non potete dire che non ci ascoltate, cari amici del condominio. Un abbraccio a tutti quanti e ti ripasso la linea, Antonella. Grazie Rosario, la rigiro subito a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti. A te Massimo. Sì, grazie Antonella Intronò. Prendiamo la linea da Radio Favaro Vento Web, testata giornalistica Pianeta Oggi TV. Ecco, ha fatto bene Rosario ricordare il condominio anche perché abbiamo parecchie attenzioni su Radio Valdichiana. Abbiamo adesso anche una novità, c'è la possibilità di seguire le trasmissioni di Teleidea da Chianciano Terme. Detto questo, veniamo alle news. Dunque, c'è una notizia dell'ultimo momento, nuova sparatoria negli Stati Uniti, nello stato di Washington, almeno tre persone sarebbero morte e una sarebbe ferita. La sparatoria sarebbe avvenuta nei pressi di due scuole, un liceo e una scuola elementare. Al momento non si conoscono altri dettagli. Bari, sono 41 gli arresti in tutta Italia nell'ambito dell'operazione Ampio Spettro, condotta dal nucleo di polizia tributaria di Bari e del servizio centrale investigazione criminalità organizzata delle Fiamme Gialle. Le misure cautelari, la maggior parte eseguite nel barese, sono state emesse dal GIP di Bari nei confronti di appartenenti a un'organizzazione di stampo mafioso, responsabili di fatti di sangue, traffico di droga, reati in materia di armi ed estorsioni. Ed ora diamo uno sguardo alla nostra testata giornalistica TV online All News pianetaoggitv.net. Nella home page ci sono delle trasmissioni molto interessanti, sono i nostri settimanali che poi vanno in onda anche su tutto il circuito Saiuz Network, ma non solo, anche un circuito di televisioni del digitale terrestre. Anzi, colgo l'occasione per ricordarle, si parte da Telemare di partendo diciamo da estremo est, da Telemare di Gorizia, quindi Video Telecarnia per tutto l'Alto Adriatico, a seguire Eden TV dalla provincia di Treviso, quindi arriviamo in Centro Italia con Teleidea di Chianciano Terme.
e per finire la nuova, diciamo, collaborazione con RTUA, la televisione di Orvieto, che è anche diciamo c'è anche diciamo la radio di Orvieto, ecco, è radio e televisione di Orvieto, e il nostro settimanale va in onda anche in ambito radiofonico in MP3 e viene appunto dato ad una serie di anche di radio, tra cui Saius da Rete 100 Passi di Palermo, veniamo da sud a nord a questo punto, per arrivare poi a Radio Grosseto, RBC Grosseto, quindi a seguire nel nord-est d'Italia Radio Piper Fontana Fredda e Radio Nuova Musica di Porcia alle porte di Pordenone. Detto questo, dimenticavo, è anche Radio Alfa Nord, Radio Alfa Nord TV di Udine, del centro di Udine, centro cittadino. Allora, veniamo alla nostra home page, abbiamo quattro settimanali che ricordano il quarantennale del grande terremoto del Friuli del 76, ricorderete tutti una scossa che si è sentita in tutto il nord Italia, anche in centro Italia i lampadari al quarto piano oscillavano in maniera abbastanza vistosa. Dunque abbiamo le prime due puntate sono dedicate, anzi le prime tre, ad una importante testimonianza dei coniugi Cossettini, Gilberto e Paola, e l'ultima invece riguarda il ruolo che hanno avuto i radioamatori in quei momenti di forte emergenza, con l'intervista al presidente dell'Associazione Radioamatori Italiani, Bernardino Tamburlini. È tutto, alle 18.43 vi restituisco la linea dunque a Bari per la conduzione di Spazio Aperto, Antonella Intronò e Ugo Lombardi, che saluto. A voi e buona trasmissione. Noi ci sentiamo alle 19.25, minuto meno, minuto meno. Grazie a Massimo Bonella per gli aggiornamenti, e magari, se fosse possibile, dare delle informazioni suppletive rispetto all'operazione svolta qui a Bari, te ne saremmo grati. Torniamo qui in studio e torniamo con i nostri ospiti. Come vi dicevamo in apertura, Aaron Pettinari, caporedattore di antimafia2000.com, e Marco Grilli. Con voi questa sera desideriamo affrontare un argomento che ci sta particolarmente a cuore. Vogliamo parlare naturalmente di informazione. Lo spunto ci è arrivato proprio da una notizia giunta inaspettatamente negli ultimi giorni, nei giorni scorsi, rispetto alla possibile, imminente, pare, chiusura di Pandora TV, la TV web ideata, realizzata da Giulietto Chiesa, che per ragioni meramente economiche pare sia costretta a breve, qualora non dovesse ritrovare i fondi per andare avanti con la sua attività, chiudere i battenti. Ora, parliamo di Pandora, ma è un fatto puramente casuale, nel senso che avrebbe potuto trattarsi di una qualsiasi altra testata online, web, giornalistica, TV, una radio, quello che vogliamo. Ne traiamo spunto perché ogni volta che una voce comunque viene taciuta, viene zittita in un certo qual senso, e a causa di ragioni meramente economiche, è sempre un triste segnale per la democrazia di un paese. Ora, Aaron e Marco, entrambi siete coinvolti in questo discorso. Aaron, tu perché giornalista di frontiera, se vogliamo, in prima linea con Antimafia 2000, e tu, Marco, perché con Alternativa, che diciamo potrebbe essere impropriamente definita un satellite, comunque un lavoro parallelo di Pandora, vi occupate di comunicazione entrambi. Quindi, ecco, vi chiedo, questo che segnale è per la comunicazione, per l'informazione in genere? Siamo così tanto vincolati quindi al denaro? La libera informazione è vincolata al denaro? E se così è, allora dov'è la libertà? Chi inizia? Chi vuole? Vai, Aaron. Beh, sicuramente, dai. Sicuramente noi dobbiamo registrare questo dato per così come arriva, ovvero purtroppo nel mondo in cui siamo oggi, chiaramente il denaro ha un suo peso, e qualsiasi sia il progetto editoriale che ci può essere, purtroppo si ha a che fare
con questo aspetto. Purtroppo è una condizio sine qua non in questa società in cui siamo, in cui viviamo. Questo è il sistema su cui si poggia oggi l'informazione. Il problema, secondo me, è di due tipi. Il primo, innanzitutto, che bisognerebbe chiaramente comprendere a fondo cosa è avvenuto per quanto riguarda Pandora TV, che purtroppo abbiamo appreso che per una serie di circostanze indipendenti dalla volontà stessa di Pandora TV si è arrivati appunto alla chiusura del finanziamento da parte di alcuni insomma principali come dire finanziatori. Uno di questi finanziatori ha deciso insomma di chiudere i rapporti con Pandora TV. Appunto, questa è una cosa che esula da Pandora TV stessa, che ora si trova a dover chiedere aiuto. Ma come Pandora TV nel corso della storia anche recente abbiamo visto tantissime voci libere che sono state costrette a chiedere aiuto ai propri lettori, a chiedere aiuto ai propri, pur di mantenere libera la propria voce, pur di mantenere viva la propria voce. Penso a L'Ora Quotidiano qui a Palermo, che poi dopo ha un'esperienza che si è conclusa proprio per mancanza di fondi, con cui abbiamo avuto anche il modo di collaborare. Penso al Fatto Quotidiano stesso, che proprio recentemente ha fatto appello ai propri lettori comunque per una nuova campagna abbonamenti. Ecco, queste situazioni avvengono, quindi penso alla grande informazione ma anche alla piccola. Poi dopo ci sono chiaramente, la grande informazione riesce a trovare anche il modo di trovare magari qualche imprenditore più forte che arriva a investire il proprio denaro in certi determinati progetti. Certo è che molto spesso capita che questi, chiamiamoli così, editori o comunque gruppi finanziari lasciano, libertà di manovra limitata, o meglio, finché si parla in una certa maniera va bene, o fin tanto che si inizia a parlare in un'altra maniera magari si interrompono i flussi di denaro verso l'informazione libera. Questo ci induce a una riflessione, appunto: che libertà di informazione abbiamo, fino a che punto arriva la nostra libertà di informazione? Questa è una bellissima domanda, tanto che l'informazione libera, ci sono pochissimi esempi in Italia che stanno resistendo, ecco. Io sono perfettamente d'accordo, anche se devo essere onesto, ho perso una parte dell'intervento per problematiche di linea, ma ad ogni buon conto non posso non essere d'accordo con quello che ha detto Aaron finora, perché avrei fatto io stesso l'esempio del Fatto Quotidiano, che per scelta stessa del suo fondatore Antonio Padellaro, che adesso chiaramente ha passato il testimone a Marco Travaglio, doveva essere libero dai condizionamenti delle varie realtà editoriali così come siamo abituati a conoscerle noi, e per cui aveva deciso di uscire con un prezzo di copertina maggiorato per poter sopperire chiaramente alle mancanze di fondi derivanti per l'appunto dalla non adesione a un padrone editore, ma di poter dare informazione in una certa maniera, con una certa qualità. Questo va detto soprattutto per quanto riguarda la politica italiana, e quindi Pandora sostanzialmente soffre dello stesso male, posto che tra le altre cose ha anche altre limitazioni, perché i bastoni tra le ruote, quando si parla anche di finanziamento della radio piuttosto di qualsiasi altro strumento di diffusione di notizie, quindi anche la carta piuttosto che la televisione, passano chiaramente per
i boicottaggi o i cavilli legislativi che tu devi cercare di superare per poter trasmettere effettivamente quello che vorresti fosse il risultato della tua linea editoriale. Quindi le difficoltà molteplici sotto il punto di vista burocratico e finanziario stanno facendo sì che una voce libera quale Pandora chiaramente stia vedendo tempi molto difficili. Sta proseguendo grazie sostanzialmente al sacrificio dei redattori e di quelli che in sostanza stanno lavorando anche a titolo gratuito pur di portare avanti il progetto, nella speranza che qualche finanziatore, ma soprattutto gli ascoltatori o i teleascoltatori più affezionati vogliono contribuire a mantenerla viva. Avete fatto riferimento, credo Aaron, ad una grande informazione. Come può essere grande, può essere libera l'informazione se la pluralità delle afferenze fanno capo ad una sola fonte informativa? Quando è libera l'informazione, secondo voi? Noi abbiamo l'informazione è libera innanzitutto quando si basa sull'articolo 21 della Costituzione italiana, mi viene da dire che in merito è abbastanza chiaro: tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure, si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per indicazioni dei responsabili. Questo significa chiaramente che in teoria in Italia esiste un diritto all'informazione, un diritto dovere all'informazione. Poi c'è anche, secondo me, la libertà di informazione, il problema in questo momento è che la libertà di informazione è strettamente vincolata al potere. In Italia l'informazione è serva del potere. Quando parlo di grande informazione, la grande informazione è tutta quanta la maggioranza soggetta a chi ci governa, soggetta alle grandi multinazionali, soggetta all'economia, oltre che a essere soggetta a tutte quante quelle, tra virgolette, leggi interne per cui un giornale chiaramente può sopravvivere se ha i numeri per poter sopravvivere, quindi significa anche avere un numero di lettori e quant'altro. A prescindere da questo, noi sappiamo benissimo che ci sono dei quotidiani che esistono e che prendono finanziamenti pubblici semplicemente perché sono costole di partiti. In Italia esiste solo in Italia questa cosa qui, nel resto del mondo non esiste. In Italia esiste che la RAI, la radio televisione italiana, quindi il nostro servizio pubblico, è costola e emanazione di quello che avviene in Parlamento, quindi cambiano i direttori in base a chi vince le elezioni governative. Questa è un'altra anomalia, se vogliamo, del nostro sistema di informazione. Detto questo, poi c'è tutto quanto il resto per quanto riguarda la libertà di stampa. È un dato di fatto che a queste cose si aggiungono le minacce che ci sono state nei confronti di tantissimi giornalisti. Basta pensare che neanche qualche mese fa, lo scorso aprile, è uscito il rapporto annuale Reporters Sans Frontières sulla libertà di stampa e ci vede al 77° posto. Siamo praticamente avanti in Europa solamente a Grecia e Bulgaria. Questo è un dato che ci deve assolutamente far riflettere. Marco, che ne pensi? Sì. Mi viene da pensare a riferimento, grazie a Aaron, al discorso del consenso bulgaro, che è un'espressione che si utilizza anche al giorno d'oggi per far capire effettivamente quanto sia libero il pensiero e l'espressione dello stesso. Sì, io volevo aggiungere questo. Quando si parla di grande informazione, possiamo considerarla dal punto di vista quantitativo o dal punto di vista qualitativo. Per quel che mi riguarda,
e non scenderò nell'esempio specifico di Pandora, perché ci sono N, diciamo, testate o N modi di comunicare qualitativamente bene con il pubblico. La grande informazione è l'informazione puntuale, quella precisa, quella non vincolata, quella che scende nel dettaglio, che cerca di spiegare ai propri ascoltatori, lettori o qualsiasi sia la figura di riferimento, comunque i propri fruitori di servizio, quello che succede, per evitare che ci siano sviamenti a livello informativo. Quindi questa è la grande informazione. Voglio, tra le altre cose, fare un assist ad Aaron. Lui è caporedattore di Antimafia 2000. Antimafia 2000 sostanzialmente ha una prevalenza online e una cadenza a periodica dal punto di vista scritto, però la qualità di informazione e anche delle persone che scrivono con e per Antimafia 2000 si sta elevando sempre maggiormente, tanto che è il punto di riferimento assoluto per la tematica antimafia a livello non solo italiano, ma stiamo cominciando ad andare anche a livello extra, diciamo, Italia, quindi a livello di estero, e neanche tanto prossimo, perché bene o male in Europa è conosciuta, ne ho la certezza. Quindi quando si parla di grande informazione stiamo parlando di qualità di prodotto, qualità di comunicazione, e questa la si ha perché le persone sono professioniste e professionali, e soprattutto perché hanno modo di rendere gli altri dotti di quello che loro sanno, senza bavagli, senza se e senza ma, questo indipendentemente dai finanziamenti. Dopodiché abbiamo la grande informazione dal punto di vista quantitativo, che è quella purtroppo legata alle cointeressenze dei gruppi editoriali, che sono chiaramente capeggiati o comunque controllati dagli uomini di potere. E facciamo i soliti esempi, volendo, passiamo dalla famiglia Berlusconi alla famiglia De Benedetti, a scendere sostanzialmente adesso abbiamo il nuovo tycoon delle comunicazioni, che è Urbano Cairo a livello Italia. Abbiamo una punta, per esempio c'è una persona che però è una personalità, diciamo, a livello industriale più che puramente diciamo di carta stampata o di videocomunicazione, che è Andrea Bonomi, che è il fondatore e azionista di riferimento e di maggioranza, per la verità, dell'Invest Industrial, che peraltro è anche proprietario dell'Aston Martin, tanto per capirsi. Ma ci sono modi e modi di comunicare, e non sono necessariamente vincolati al denaro. Purtroppo però, per poter procurare la messa di informazioni al di là dei propri contatti personali è necessario far ricorso al denaro. Senza questo è chiaro che tutti gli strumenti che possono essere utilizzati per comunicare con gli altri diventano risicati, per non dire che poi diventano nulli, e torniamo al caso Pandora. Quindi una libera voce che viene messa a tacere, perché sostanzialmente chi in questo periodo aveva garantito la continuità di servizio in base a uno scambio bilaterale, un accordo bilaterale, ha deciso di recedere, e probabilmente lo ha fatto anche in forza di pressioni che sono arrivate. Perché? Perché Pandora ha dato fastidio a qualcuno. Quindi noi abbiamo fatto, a Pandora, pardon, ha fatto grande comunicazione nonostante i suoi mezzi fossero limitati. Questo a testimonianza del fatto che se veramente volessimo mettere gli altri in condizione di comprendere bene ciò che si dice, ciò che accade intorno a noi, lo si potrebbe fare anche con sola forza di volontà. Purtroppo però viviamo nel mondo del Dio denaro, e con questo ci dobbiamo misurare. Chiedo scusa, posso intervenire un attimo? Certo, no, volevo fare una domanda, perché di questa cosa, che ne sento parlare da ieri, di Pandora, che mi dispiace moltissimo, che rischia di chiudere, secondo voi, Marco o Aaron, secondo voi può dipendere dal fatto di questo incontro che c'è stato fra Renzi e Putin? Aaron, ti lascio la parola. Se che vuoi. No, non voglio entrare. È una domanda la mia. Mi sorge un dubbio spontaneo da cittadino. No,
Purtroppo Rosario, allora, a livello personale non ho elementi per poter dire che ci sia un collegamento diretto, che sia figlio diretto di quell'incontro. Prendo la coincidenza che comunque diciamo la notizia l'abbiamo appresa praticamente quasi in contemporanea o comunque in questi giorni. Parliamo di una differenza di giorni, chiaramente, non parliamo, però è sicuramente un dato singolare. A prescindere da questo, io ritengo che comunque ci sia a livello proprio mondiale una sorta di interesse comunque a ridurre il più possibile le voci libere. Posso fare comunque un qualche esempio, ritorno sempre ai casi in Italia. In Italia si è parlato tantissimo, e io so per certo che si sta anche discutendo comunque anche a livello internazionale, non solamente in Italia, di trovare un modo, se ne è discusso anche al Parlamento europeo, di come cercare di capire come limitare, per esempio, le informazioni o controllare di più le informazioni sul web. So che se ne discute a livello internazionale, ci sono state anche proposte di legge in Italia per quanto riguarda il controllo delle notizie che vengono eseguite, che vengono diffuse via web. Non mi sorprende che non mi sorprenderebbe che anche a livello politico si parli proprio di questo. In Italia siamo già un pezzo avanti, se penso alle varie leggi bavaglio che sono state proposte dai tempi di Berlusconi ad oggi. Ho capito. Quindi no, a me, scusami Aaron, ma sai, io seguivo un po' la vicenda in questi giorni, poi ieri vengo a sapere della notizia di Pandora, insomma, da cittadino, una persona insomma ignorante della materia, no? Cerco di capire un po' di capire delle informazioni cosa sta succedendo, perché la cosa che mi interessa come cittadino italiano, e soprattutto perché credo molto nella libertà e stimo molto Pandora TV come televisione. Bene, ti ringrazio. No, prego, non so se ho risposto alla tua domanda, provo a dare anche un'interpretazione, in quanto non ho elementi per poter dire che ci sia una connessione diretta. Certamente, ma per questo. Marco vuole aggiungere qualcosa? Io sarò sincero, ammetto che la malizia di pensiero mi sia appartenuta quando ho fatto lo stesso ragionamento che è oggetto della domanda di Rosario, cioè una coincidenza abbastanza fortuita o fortunosa, non so, in questo caso sfortunata direi io, cioè Renzi che riesce finalmente a avere udienza da Putin, perché lui era stato anche respinto una volta, se vi ricordate, nel recente passato, in un modo o in un altro l'aveva accantonato, adesso invece è andato sostanzialmente anche lui a capochino a cercare di creare una continuità con la Russia, che per noi significa gas, che per noi significa export, che per noi certo significa un sacco di cose, anche di materie prime, per cui molti paesi adesso in Europa stanno cominciando a fare dietro front sul versante delle sanzioni contro la Russia per via della guerra in Ucraina, anche perché, voglio dire, tra le altre cose, il putsch in Ucraina è tutto tranne che di origine russa, questo chi ha seguito Pandora lo sa bene, se ci basi soltanto su quello che ti hanno detto gli altri stai a posto, voglio dire. Quindi diciamo che la coincidenza è quantomeno curiosa, mi sembra anche abbastanza strano però, perché sebbene Giulietto non sia mai stato un fan sfegatato di Putin, ne difende le ragioni per ovvi motivi di obiettività, cioè quando una cosa è falsa ed è montata va smontata, appunto. Quindi che Putin in un modo o in un altro sia responsabile di un'annessione forzosa della Crimea, piuttosto che di un'invasione del territorio ucraino, piuttosto che di altri atti dei quali è stato accusato, beh, mi pare che stiamo facendo fantapolitica. Detto questo, lui ha sostenuto le ragioni della Russia tramite Pandora per lungo periodo, a dispetto di quello che la maggior parte delle nazioni europee, ovviamente sollecitate dalla nazione padrona, non ho bisogno di nominarla perché sappiamo tutti di chi sto parlando,
mi sembra strano che alla fine Sputnik, che in un modo o in un altro comunque riconducibile a Vladimir Putin, per i più che non lo sapessero, c'è una diceria di sottofondo che sostiene che dietro in un modo o in un altro ci sia lui. Per cui torno a ripetere, adesso sembra di fare spy story, ma potrebbe esserci una connessione, o quantomeno a me viene lecito pensarlo. Dopodiché spero di sbagliarmi, e che sia semplicemente un qualcosa di commerciale che sia venuto in atto. Però no, spero di sbagliarmi anch'io, però sai com'è, insomma, le persone che seguono queste vicende, soprattutto sulla nostra libertà di stampa, la nostra libertà di pensiero, a un certo punto sappiamo quali governi ci ritroviamo da tanti anni a questa parte, allora sai, diciamo, il pensiero cattivo ti viene, però insomma, saremo a vedere. Comunque le verità verranno a galla. Non si tratta solo di un governo, di una serie di governi, ma si tratta proprio di un'azione politica impropriamente definita che sembra voglia condurre esattamente in quella direzione. Certamente Antonella, però staremo a vedere. Io sono molto curioso come andrà la vicenda e se sapremo una verità. Va bene, ti ringrazio. Auguriamoci che Pandora, come tutte le altre realtà di libera informazione, riesca comunque a sopravvivere grazie al supporto e all'apporto di chi la segue, perché insomma, ci troviamo in un paese dove l'editoria cartacea si occupa di pubblicare e pubblicizzare libri di dubbio gusto, e non voglio aggiungere altro perché non desidero nemmeno in maniera occulta pubblicizzare o menzionare pubblicazioni di cui abbiamo parlato ampiamente nelle scorse trasmissioni. La TV Ammiraglia, che manda in onda interviste quantomeno inopportune, almeno rispetto alla sensibilità del cittadino medio, che per quanto distaccato e lontano, perché preso dai propri problemi, è comunque padrone di una memoria storica non troppo lontana, che porta a fatti di sangue che hanno davvero segnato pesantemente la vita democratica del nostro paese. Quindi adesso abbiamo ricevuto questa notizia che di sicuro non è rincuorante, per cui la domanda che vi pongo è: secondo voi che direzione sta prendendo l'informazione in questo paese? È un'informazione che è destinata ad essere comunque controllata, prezzolata, soggettata, o ci sono ancora degli spiralli, dei margini d'azione per chi non desidera essere voce di governo, comunque voce istituzionale? La speranza è che non sia limitata alla libertà di informazione. Mi auguro anche che ci siano, per fare un esempio concreto, sulla legge che il governo vorrebbe fare sulle intercettazioni telefoniche, e quindi impedirne la pubblicazione, mi auguro che quanti più giornali e giornalisti possibili violino la prescrizione del governo, perché viene leso un diritto fondamentale dell'uomo, come penso io che sia la libertà di informazione, essere informare e essere informati. Detto questo, quello che vedo è, penso che è sotto, che è evidente, ed è sempre più evidente, proprio che c'è un tentativo di controllo il più possibile da parte dell'informazione, da parte sia del potere politico sia da parte del potere economico, e laddove ci sono quelle testate giornalistiche che cercano di mantenere una voce fuori dal coro, si cerca in qualche maniera di fermarle o di screditarle, o al tempo stesso comunque di isolarle il più possibile. Ecco, questo mi viene da dire. Scusatemi, mi è venuto in mente, mentre parlavamo prima, che c'è stato, quando si parlava di problemi finanziari connessi alla libertà di stampa, che anche l'Unità, stiamo parlando di un quotidiano storico in Italia, tra le altre cose, associato per i più idealmente al Partito Comunista, che ne era l'editore dal 24 in qua fondamentalmente, ha avuto un momento di crisi. Ora, so che parlando così qualcuno penserà che io sia di estrazione comunista, invece tutt'altro.
Però mi piace pensare che purtroppo ci siano dei corsi e ricorsi anche all'interno del nostro ordinamento, per cui anche giornali di riferimento, quale l'Unità era, hanno avuto problemi finanziari legati al fatto che, in causa anche la caduta della tiratura delle copie, del consumo del giornale stesso e l'avvento di internet, sostanzialmente stesse fallendo, quindi ha già cambiato praticamente due editori dal 2001 ad oggi. Sostanzialmente è intervenuta la nuova iniziativa editoriale SPA dal 2001 al 2014 e la nuova società Unità SRL dal 2015 a oggi, per garantire una continuità. Prego. Ma che poi, Marco, bisogna anche dire, c'è stato un fuggi-fuggi, moltissimi giornalisti che lavorano per il Fatto Quotidiano vengono proprio dall'Unità, penso a Padellaro stesso. Sì, ma anche se tu pensi l'estrazione proprio politica è cambiata anche dalla linea a livello... Mentre l'Unità un tempo era quasi una voce, come dici tu, autorevole e quasi libera, mi viene da dire, oggi è ancora più legata all'attuale governo. Presumo di sì, perché noi non sappiamo bene come vadano certe cose, perché sai, poi i movimenti di palazzo a noi poveri mortali non vengono mai comunicati, dobbiamo andare a cercarceli noi, e qua torniamo alla grande comunicazione. Ma faccio anche il caso, per esempio, Concita De Gregori è stata direttore dell'Unità per un periodo, certo, prima del quasi fallimento, o dell'ultimo salvataggio, se vogliamo. Prima scriveva per la Repubblica, se non sbaglio è tornata alla Repubblica un'altra volta, per cui sì. Sì, voglio dire, ci sono dei corsi e ricorsi nella libertà di comunicazione legata al finanziamento, quindi mi sa che abbiamo buon gioco a dubitare della bontà di certe azioni quando, diciamo, partner commerciali all'improvviso decidono di ritirarsi e costituivano il grosso del finanziamento necessario a far andare avanti un emittente. Comunque, vabbè, staremo a vedere che cosa ci dirà il tempo. Se non sbaglio, tra le altre cose, il problema Sputnik era già emerso un'altra volta in passato, poi era semplicemente una questione puramente commerciale, si era arrivati sostanzialmente alla fine del rapporto così come era stato programmato, e poi è stato prorogato sostanzialmente fino alla improvvisa cessazione di rapporto, a quanto pare. Quindi io torno a ripetere, aspettiamo e vedremo che cosa succederà. Mi auguro che si risolva tutto per il meglio e che il concorso dei lettori o internauti possa contribuire a farla continuare. Per il resto, che dire, c'è sempre questo triste binomio denaro-interessi. Sto pensando che, per esempio, il presidente della commissione di vigilanza RAI, visto che parlavamo di reti ammiraglie, sostanzialmente, quindi la nostra mamma RAI, nella quale vengono profusi denari e mezzi per la comunicazione, il presidente della commissione di vigilanza è, se non sbaglio, Roberto Fico, che fa parte anche del direttore dei 5 Stelle. Forse che sia per questo che la RAI ultimamente ha intrapreso un percorso leggermente diverso, anche se poi c'è il caso di, ti ricordi, Anno, il caso di Porta a Porta Vespa, che concesse lo spazio, doveva concedere lo spazio al figlio di Totò Riina, tra ponte. Quindi forse qualcuno, il classico lupo non ha ancora perso il vizio, un po' di pelo forse lo sta perdendo, faremo a vedere. Scusate, al di là delle considerazioni, ma soprattutto delle leggi che vengono sancite dalla Costituzione, che non tutti amano ricordare, non credete che una democrazia compiuta, una democrazia che ambisca ad essere tale, come credo sia la nostra, debba avere uno spazio all'interno del quale consentire la libertà dell'informazione? E comunque l'informazione giornalistica e tutti coloro che operano all'interno di questa
di questa compagine debbano mirare a questo, cioè avere uno spazio all'interno del quale poter garantire la libertà di informazione. Dovrebbe essere così, ma non lo è. Fanno tanto di corsi di formazione per giornalisti, poi vediamo che non si va in questa direzione. Come mai? Aaron. Dite bene che dovrebbe essere così, e anche all'interno degli stessi giornali, al di là della lecità o meno, cioè, possiamo anche essere d'accordo che ci possa essere, per fare un esempio, che un partito abbia una sua voce di informazione. Però poi dopo dobbiamo essere consapevoli, e quindi forse si potrebbe arrivare a qualcosa in questa maniera. Dobbiamo essere consapevoli che quell'informazione comunque è drogata, tra virgolette, proprio dalla politica stessa, e le informazioni che verranno diffuse in quel giornale molto probabilmente non saranno quelle sgradite diciamo all'editore. Ma questo è il limite che ha la nostra informazione, perché se noi poi andiamo a guardare le regole deontologiche, in realtà il giornalista deve dare conto a una sola persona. Questa persona non è certo l'editore o il direttore, ma sono i lettori. Quindi raccontando verità, i fatti, la verità dei fatti, la verità dell'informazione. Quindi il paradosso è che nel nostro paese si è capovolta questa situazione: non contano più i lettori, ma contano editori e chi appunto si trova dietro di loro. Mi viene da dire, credo che non posso essere smentito in questo. Ma di fatto, Aaron, vorrei chiedere a tutti voi, visto che siete tre esperti coinvolti in comunicazione, comunque, non credete che ci sia anche una buona quota parte di responsabilità da parte dei giornalisti stessi, se si è giunti a questo punto di assoluta e totale privazione dell'autonomia, privazione della libertà di espressione? È chiaro che ormai, se non si è in linea, se non si è conformati a quella che è l'informazione ufficiale, da un momento all'altro vengono tagliati i fondi, viene tappata la bocca, vengono oscurate le frequenze. Le frequenze, tra l'altro, che ricordo, hanno un costo assolutamente proibitivo. Cioè, se noi domani volessimo acquistare una frequenza FM, non saremmo assolutamente in grado di farlo. Quindi c'è un po', secondo me, anche lo zampino degli stessi giornalisti, che come i medici che si rifiutano di fare una terapia perché magari devono essere più che altro attenti alla corretta compilazione di una prescrizione, come dice sempre Ugo, che ricordo fa il medico. Per cui una sorta di la figura del giornalista è stata esautorata, dovrebbe essere il primo a chiedere che venga rispettato il diritto di espressione e di libertà, soprattutto di quei colleghi che esprimono un'opinione diversa dalla sua. Ma è quello che dicevo poco fa. Io, per darvi un dato per cui proprio la responsabilità anche che noi giornalisti abbiamo, ricordo che qualche tempo fa, con una delega di 15 righe, appena un anno fa, anzi, perché era, anzi neanche qualche mese fa, perché era settembre 2015, il governo in 15 righe aveva fatto una legge di fatto voleva di fatto fare una piccola legge per il bavaglio sulle intercettazioni, mettendo una serie di nuove prescrizioni su come di fatto PM e giudici dovevano usare le intercettazioni, e soprattutto su come far sì, diciamo, che non siano rese pubbliche determinate intercettazioni, che quelle che perlomeno non entrino diciamo all'interno del reato, quindi diciamo quelle intercettazioni che contribuiscono comunque, che non hanno una rilevanza, se vogliamo, penale, ma possono avere una rilevanza dal punto di vista di rilevanza pubblica. Quando è stata fatta questa legge, quando è stata fatta questa delega, diciamo, di 15 righe, di cui si sta discutendo in questo momento in Parlamento, perché tra le varie riforme ancora non è stata attuata,
comunque sia, non ho visto i nostri colleghi, tutti quanti i colleghi dell'informazione, scendere in piazza così come è stato ai tempi di Berlusconi, con il bavaglio, e fare le grandi proteste. Queste cose non le ho viste più. Quindi se oggi, di fronte a un governo che sta facendo e sta applicando e sta riuscendo laddove per nemmeno Berlusconi era riuscito, non viene fatto nulla, non ci si indigna più noi per primi, ecco che si crea un problema serio, anche perché, come dicevo prima, si va a ledere quel patto che in realtà il giornalista non ha né con l'editore né con il direttore, ma lo ha con il pubblico, lo ha con il lettore. Noi non possiamo prendere in giro i nostri lettori. Nel momento in cui prendiamo in giro i nostri lettori, stiamo chiaramente facendo un danno grave alla nostra società. Ma scusatemi, interverrei io se me lo permetteste. Come no? Tu hai ragione da vendere, Aaron, e poiché mi sento di condividere appieno quello che dici, però non voglio fare il disilluso della situazione, ma il problema della deontologia professionale, che abbraccia tra le altre cose tutte le categorie professionali, anche se in questo momento parliamo di giornalisti o di comunicatori, che non hanno neanche un albo i comunicatori, tra parentesi, ormai è una questione di business, per cui al giornalista medio non interessa fare lo scoop per poter portare le persone a conoscenza dei fatti come realmente sono, o perché è giusto che la gente sappia in che mondo viva, ma perché è una questione di soldini. I giornalisti si vendono e si svendono da una parte all'altra, o vengono come dire, vengono sponsorizzati dai soliti ignoti, perché dicono quello che i soliti ignoti hanno bisogno che venga detto, punto. E per fare questo li pagano profumatamente. Aggiungo un particolare: quelli della grande informazione vengono pagati profumatamente. Conosco tantissimi giornalisti freelance che vengono pagati 2 lire, e con la minaccia che di fatto se violano, diciamo, determinati canoni editoriali, determinate direttive editoriali, rischiano poi di essere buttati fuori. Cioè, quindi ti tengo sottopagato e ti minaccio, tra virgolette, da un certo punto di vista. Sì, non ricordo se fu proprio Vittorio Feltri o se fu Belpietro che si sono avvicendati tra Libero, Il Giornale, eccetera eccetera, eccetera, che sono passati da una parte all'altra. Vittorio Feltri, tra altre cose, doveva essere, se non ricordo male, il delfino di Indro Montanelli al Giornale, tra parentesi, sempre che io non ricordi male. Ha avuto una piccolissima deviazione di percorso perché Indro Montanelli, Berlusconi non poteva manco vederlo, ma questo è un altro discorso. e a tutt'oggi, perdonatemi, pur avendo io una grande ammirazione per Marco Travaglio, Indro Montanelli rimane ancora il giornalista di riferimento a livello italiano. Dopodiché possiamo discutere di tante altre cose. Detto questo, prego? No, prego Marco. Detto questo, torniamo al discorso della deontologia. La applica l'idealista, la applica quello che persegue la verità, quello che effettivamente fa il lavoro perché lo ama e pensa che possa essere utile alla comunità. Non lo applica chi fa del proprio lavoro semplicemente ragione di business, punto, finito il discorso. Non è che ci siano tante cose purtroppo da aggiungere. E quindi quando parliamo di Mediaset, quando parliamo persino della Rai o di tutte le TV che comunque hanno un risvolto commerciale, voglio dire, che importanza ha dire la verità alle persone se questo non porta utili? Punto di domanda. Ecco dove sta il problema. Finito. Scusate, una osservazione vorrei proporre anche naturalmente ai nostri ascoltatori. In un regime, diciamo, dove c'è un'informazione di Stato, diciamo che viene prodotta molta satira. In un regime come il nostro c'è una pluralità di informazione, ma credo anche di disinformazione. Voi pensate che la satira in questo momento sia, come fenomeno di contestazione, sia un po' obsoleto, nascosto, o comunque esiste e avrebbe motivo per esserlo?
Parto io. Io penso che la satira sia importantissima, anche se per un periodo si è cercato anche di imbavagliare quella. Se ricordate, qualche, mi pare fosse ormai circa una decina d'anni fa, fu emanato un provvedimento legislativo, adesso non ricordo in che forma, ma che doveva praticamente fare in modo che la satira non potesse trascendere determinati confini. Allora mi sono chiesto che quella volta i vari Vauro, Forattini eccetera praticamente fecero l'inferno, perché fecero la satira della satira, perché chiaramente non c'era altro modo di protestare. Ma io penso, scusa Marco, ma vorrei ricordare anche che sono cadute diverse teste, come Daniele Luttazzi, come Sabrina Guzzanti, suo fratello, che sono stati sostanzialmente relegati alle attività teatrali, non è stato più possibile realizzare programmi che hanno fatto un po' la storia della satira in TV, quindi di teste ne sono cadute anche parecchie. Sì, sì, anche illustri, sono d'accordissimo con te, grazie per averlo ricordato. Non bastassero questi esempi, ce ne sarebbero anche tanti altri, per la verità. E sono stati allontanati. Beh, Beppe Grillo, attenzione, cioè, stiamo parlando del satiro dei satiri, non del satirismo, del satiro dei satiri. Lui è stata una delle prime teste illustri a essere tagliate quando andrò contro i dettami della RAI. All'epoca stiamo parlando ancora degli anni 80 praticamente, perché non eravamo neanche 80, certo, sì. Non eravamo ancora sul finire degli anni 80, lui scomparve dalla televisione, in particolare dalla TV pubblica oltretutto, e a maggior ragione che poi l'astro di Berlusconi era in ascesa, ti puoi solo immaginare se Berlusconi potesse dare una curiosa coincidenza. E quindi lui cominciò a fare controinformazione, grande satira anche a livello politico, da cui poi è nato il Movimento 5 Stelle, girando per i teatri e i palazzetti dello sport d'Italia con uno spettacolo sostanzialmente di impostazione teatrale, documentato, che proponeva idee alternative, e poi è nato il Movimento 5 Stelle. Quindi, se Dio vuole, un minimo di satira si è salvata sotto questo profilo, però anche lì bisogna stare attenti, perché il nemico è sempre dietro la porta e pronto a puntare. Ricordo sempre l'episodio dei 100.000 in piazza Roma, quando poteva esserci la presa del Parlamento e Beppe Grillo era in viaggio col camper. Ora, ci sono delle dicerie, io lo continuo a ripetere finché non verrò smentito coi documenti, però non con le minacce. Sono delle voci di corridoio che dicono che lui abbia ricevuto una telefonata durante il percorso dove lo si sconsigliava di presenziare in piazza, per usare un eufemismo. E la telefonata partì dal Viminale, tra parentesi. Questo è quello che si sussurra, diciamo, negli ambienti vicini al caro Beppe. Per cui lì purtroppo ebbe una provvidenziale furatura durante il percorso e la piazza si smontò, perché altrimenti a quest'ora non avremmo più un Parlamento da mo'. Ma questi sono episodi e piacevolezze legati sempre alle solite dicerie, però ho imparato nella mia vita che nelle voci di corridoio c'è sempre un fondo di verità. Verità incontrovertibile, chiedo un'opinione a tutti voi, quindi anche a te Rosario e a te Massimo, e la vittoria delle ultime amministrative, chiedo a tutti voi un commento. Vuoi partire magari tu, Aaron? Beh, sì, stavo per quanto il commento sulle ultime elezioni, chiaramente dobbiamo raccogliere il dato che hanno vinto le amministrative i 5 Stelle, o quantomeno oltre che i 5 Stelle, diciamo, c'è una risposta, ha perso il Partito Democratico, ha perso il governo attuale, su questo non c'è ombra di dubbio, perché comunque oltre ai 5 Stelle non possono nominare De Magistris a Napoli, risultato eccezionale anche quello, con oltre il 60% dei votanti. Non so quanto questo sia riferibile a un voto di protesta o a effettivamente un elettorato del Movimento 5 Stelle. Chiaramente ora siamo alla prova del 9, mi viene da dire, se non è la prova del 9 siamo lì vicini comunque,
perché chiaramente governare città come quelle di Torino o di Roma è una cosa mostruosamente più complicata, soprattutto Roma, rispetto a governare una città come Parma o come Alcamo, penso qui in Sicilia, dove Alcamo pure ha vinto il candidato del 5 Stelle. Diciamo che siamo appunto alla prova del 9 da un certo punto di vista. Se sapranno raccogliere questo consenso e portarlo avanti con una serie di azioni che sia di forte discontinuità con chi ha amministrato quei comuni in precedenza, possiamo prevedere che alla prossima tornata elettorale il Movimento 5 Stelle avrà una certa forza. Detto questo, credo anche, come spesso dice anche Giulietto Chiesa, che il Movimento 5 Stelle ora abbia questa appunto occasione di dimostrare che può governare, ma deve iniziare già da ora a pensare a un'ipotesi di governo, non può lasciarsi andare al caso. Mi auguro, non so quanto sia stato effettivamente fatto oppure no, che il Movimento 5 Stelle stia già pensando a quale possa essere un'eventuale squadra di governo in un futuro di prossime elezioni, perché non dimentichiamo che da qui a ottobre, dove secondo me in realtà si giocherà la vera partita per il futuro politico della nostra nazione per quanto riguarda il voto sul referendum costituzionale, credo che la vera partita sarà lì. E che non deve essere, sono d'accordo anche con quelli che dicono che questo non deve essere un voto per far cadere il governo Renzi. È vero che non è in ballo, anche se ha fatto di tutto Renzi per farlo diventare un referendum di questo tipo, personale. Quindi hanno parlato, qualcuno ha fatto la battuta ieri, ho visto, parlando di satira, Crozza che faceva la battuta: domani in Grecia ci sarà la Brexit, di fatto il referendum costituzionale di ottobre è il Renzi Exit, una roba del genere, adesso non mi ricordo la battuta specifica, però di fatto è un dato di fatto che è diventata un sì o no al governo attuale, ma in realtà quello che c'è in ballo con il referendum costituzionale è molto più ampio di un semplice sì o no al governo. E questo i cittadini italiani lo devono sapere e devono andare a votare no con grande consapevolezza per salvare la nostra Costituzione. Marco? 19 ballottaggi su 20 vinti. È un risultato che si commenta da solo. Uno. Adesso vedremo appunto, come diceva giustamente Aaron, i 5 Stelle alla prova dei fatti, perché chiaramente al di là dell'esempio di Parma rispetto a Roma e a Torino, non è così semplice. Però l'Appennino è partita subito bene, non è che ha perso tanto tempo, si è insediata, la prima roba istituzionale che ha fatto è stata silurare Profumo dalla Compagnia di San Paolo, per cui voglio dire dalla mamma di Banca San Paolo, per capirsi. Intesa, San Paolo è in questo momento uno dei grossi colossi a livello bancario italiano. Lasciamo perdere che poi in Intesa San Paolo ci siano altri personaggi dei quali l'Appennino si dovrebbe preoccupare, però non solo come sindaco ma proprio come cittadina. Se consideriamo che, se non ricordo male, il direttore generale di Intesa San Paolo si chiama Gaetano Micicchè, che è il fratello maggiore di Gianfranco. E detto questo, non abbiamo ci già sono detto, altri commenti, sì. Non ci sono molte altre cose da dire su questa parte, diciamo, di Intesa San Paolo, però diciamo è partita bene, lancia in resta. È partita bene anche dal punto di vista diplomatico, perché ha ringraziato Piero Fassino per averle consegnato la città comunque in buone condizioni, perché la cosa strana è che i torinesi hanno riconosciuto comunque che Piero Fassino sia stato sicuramente un sindaco che si è dato da fare per la città, così come a modo suo aveva fatto Chiamparino, che però è una persona di levatura leggermente diversa, attuale presidente della regione Piemonte. Quindi lasciamo lavorare questi ragazzi, che sono inesperti, come dice qualcuno, ma si sono fatti le ossa in questi anni prima di decidere di scendere in campo bene come stanno facendo adesso. Quindi vediamo dove andranno, e poi, come si suol dire, i posteri l'ardua sentenza. Per quanto riguarda la figura di Renzi, io non è che ce l'abbia con lui perché sia lui,
è per quello che rappresenta e per come si comporta. Poi oltretutto sta facendo un piccolissimo errore, beh, in realtà ne ha fatti più di uno ultimamente, quello di appunto considerare il referendum di ottobre come una sorta di suffragio universale su se stesso, e Berlusconi fece lo stesso errore col referendum sull'acqua, se vi ricordate. Era praticamente un referendum di gradimento e l'ha presa in saccoccia. Per cui mi auguro quasi quasi che Renzi faccia la stessa fine, se non altro a buon pro della sua modestia. Dopodiché io dico sempre, se Renzi è arrivato e assurto agli onori e agli oneri della cronaca così velocemente rispetto a come era partito, perché ha avuto una vera e propria accelerazione, non credo che sia dovuta ai ragazzi rottamatori del partito, ma quanto piuttosto a come dire, spinte derivante da altri soggetti decisamente più defilati rispetto al grande pubblico. Quindi stiamo a vedere che cosa succederà anche lì. Non ho bisogno di dichiarare il mio voto, perché non sarebbe corretto, e comunque credo si possa abbastanza facilmente comprendere. Vedremo appunto l'amico che, tra le altre cose, secondo errore, ha detto: non credo che queste elezioni mi debbano preoccupare, comunque non si mette in discussione la stabilità del governo sulla base di queste elezioni comunali. Ed è arrivata una serie di trombate, una meglio dell'altra, tanto sia che, siccome lui non si preoccupa assolutamente di nulla, ha riunito per dopodomani la direzione nazionale del PD. Piccola nota, io vivo in Friuli Venezia Giulia, la presidente della giunta regionale, ovvero la governatrice del Friuli Venezia Giulia, come direbbe qualcuno, è Deborah Serracchiani, che è uno dei suoi bracci destri. Quindi io penso che mi divertirò parecchio nel prossimo futuro, considerato che ha perso pure Trieste, tra parentesi, perché Cosolini, sindaco uscente, era del PD. Anche lì voci di corridoio dicono che comunque Cosolini e la Serracchiani comunque non se ne è che si potessero vedere più di tanto, ma non importa. Dove il sindaco subentrante Roberto Di Piazza, che aveva già fatto un altro paio di mandati come sindaco di Trieste in precedenza, e uno anche a Muggia, che è provincia di Trieste, alle porte di Trieste stessa. Insomma, è molto probabile che questa espressione di voto voglia comunque lanciare un chiaro messaggio di rottura, o quantomeno di stanchezza. Sì, tra le altre cose, ultimissima considerazione, è abbastanza scientifico il fatto, dimostrabile scientificamente, il fatto che sia stata una votazione di natura trasversale, perché sui 5 Stelle si sono riversati i voti non dei fedelissimi 5 Stelle che hanno preso coraggio a quattro mani, hanno smesso i panni dei non votanti o dei dei protestanti tout court, e quindi siano andati a votare in massa per i 5 Stelle. Anche parte del centrodestra, che non poteva sfondare in altro modo, ha manifestato il suo dell'elettorato di centrodestra, perché quando parliamo di poteri centrodestra e centrosinistra è poco da distinguere, per la verità, posto che io continuo a ripetere, a sostenere che destra e sinistra in Italia non siano più vive da un bel pezzo, se ci riallacciamo ai concetti storici della politica italiana. Sono semplicemente delle collocazioni logistiche, punto e basta. Vorrei sentire, perdonami Marco, ma siccome siamo veramente in chiusura, abbiamo solo 5 minuti, mi farebbe piacere anche ascoltare un po' l'opinione di Rosario e di Massimo, visto che anche loro si occupano di comunicazione e che comunque hanno potuto seguire queste ultime tornate. Antonella, io la questione di queste elezioni mi ha un po' sconvolto, non tanto per il fatto della vittoria dei 5 Stelle, perché quella per me era un po' scontata, la vittoria dei 5 Stelle, perché insomma prendere dei comuni così grossi come Roma, Torino, insomma la riconferma poi di De Magistris a Napoli, eccetera, insomma non è che non sia una sconfitta per il PD, e che dovrebbe far riflettere questo partito come si sta comportando a livello nazionale, perché la gente bene o male quando ha modo si vendica. Ma la questione che mi sconvolge è l'affluenza alle elezioni, perché tra il primo e il secondo turno c'è stato un netto calo, c'è stato un calo enorme da quello che ho potuto leggere almeno sui giornali. Cioè la gente è come se ne fosse un po' fregata di queste elezioni.
Non so se era un modo per contestare il governo o qualcosa del genere. Io penso che per contestare bisogna andare a votare, perché sennò altrimenti non si ottiene nulla. Però la notizia più clamorosa è proprio questa mancanza di affluenza, questo calo di affluenza che c'è stato. Poi ovviamente il Movimento 5 Stelle che ha vinto può far piacere per semplice motivo, perché è una forza nuova che si sta comportando molto bene in Parlamento e al Senato, quindi a livello nazionale, e nei vari comuni, insomma, che si sta stendendo, dove già, anche se piccoli comuni, governavano, non è che stanno governando malissimo, quindi staremo a vedere la prova dei fatti. Ovviamente dovranno governare città come Roma, soprattutto, che sono piene di debiti, insomma, che insomma sprofondano i debiti Roma, non è che, e quindi bisognerà trovare una combinazione, un modo per poter procurarsi i soldi, insomma, per andare avanti. Io voglio seguirla sta vicenda di Roma perché mi interessa. Per quanto riguarda Torino invece c'è stato sì questo cambio e questa missione da parte dei 5 Stelle verso la giunta di Fassino, però rendiamoci conto che Torino è già un comune un po' diverso come mentalità di governo rispetto a Roma. Roma, rendiamoci conto che veniva da una realtà dove c'è stata Alemanno, dove ci sia stata tanta gente, insomma, che hanno governato questa città, no? Quindi si trova un po' il disastro, ecco, secondo me il disastro, e poi diciamo è la capitale, quindi se ne sente ancora maggiormente. Napoli invece sono contentissimo per quanto riguarda Napoli, perché non solo la mia città, ma perché De Magistris è stato riconfermato con una buona percentuale di voto, sì, oltre il 60%, quindi vuol dire che qualcosa di buono l'ha fatto, quindi qualcosa di buono l'ha fatto anche De Magistris, anche se non si appoggia a nessun partito. Però ho visto durante la campagna elettorale, insomma, che è stata appoggiata da Salvatore Borsellino, che è stata a Napoli a un comizio appunto con De Magistris, quindi insomma spero che tutti questi gruppi, come le Agende Rosse, come tutti quanti che sono a Napoli, collaborino con questa giunta per migliorare la città, perché De Magistris si troverà sempre l'opposizione, che è terribile insomma nei suoi confronti, perché l'opposizione non gli perdona niente a Napoli, almeno quando mi capita di tornarci e parlare un po' sia in famiglia o qualcosa, quello che si sente, insomma, mi dispiace tantissimo. Per il resto staremo a vedere, insomma. Avrebbe bisogno tutto il paese, visto che sprofondiamo nella corruzione e nella illegalità più assoluta e totale, quindi. Certo. Mi viene da sorridere perché mi è venuta in mente una cosa, ma nessuno di voi sa chi sia il sindaco di Benevento? non l'ho sentito. Non lo sapete? Bene, allora è stato eletto come sindaco di Benevento, ma questa è una cosa, non è che bisogna di cercarla, perché ormai mi è rimasta talmente impressa a fuoco in memoria. Il neo sindaco di Benevento, che rappresenta il cambiamento della città, è Clemente Mastella. Ah sì, certo, vabbè, ma e quello è un feudo. Quello è un fatto nello Stato, è come il Vaticano, no? Allora, quello sì, è un feudo. Dovrebbero spostare la reggia da Caserta a Benevento. Ma c'è già, ma figurati, c'è. Forse già. Non è ancora aperta al pubblico, però. Sarebbe stato un bene che la gente, tempo, che i cittadini non andavano a votarti. Per cui a Napoli ha rivinto De Magistris, a Benevento ha vinto Clemente Mastella. Scusatemi, ma è una cosa addirittura paradossale questa. Che rappresenta il cambiamento. Ma rappresenta perfettamente il nostro paese. Questa immagine è perfetta, quindi non c'è neanche molto da commentare, credo, no? Massimo? Sì, ecco, rapidamente io passerei alle notizie, avevo un aggiornamento anche importante, risparmiami la domanda, perché altrimenti se rispondo a quello che penso su queste elezioni, dovrei, visto i frutti di queste ultime politiche, dalla legge Fornero al Job Act, dovrei autocensurarmi, siccome io non mi va di autocensurarmi, è meglio che non dica. Soprassediamo, allora, va bene, andiamo con le ultime notizie, anche se siamo in grave ritardo. Esattamente, allora, niente, c'è una bimba che è sfuggita al controllo della mamma ed è annegata in mare, è successo in provincia di Teramo. Dunque, aveva 6 anni, era con la madre al mare ed è bastato veramente un attimo per sfuggire al controllo.
La bambina poi è stata ritrovata morta sulla spiaggia, precisamente a Torre del Cerrano, a Pineto, provincia di Teramo, come dicevo, dopo che erano scattate le ricerche da parte di una intera spiaggia. Minuti drammatici di ansia e la speranza vanificata nonostante gli sforzi dei soccorritori. La piccola era già in arresto cardiaco, sarebbe stato un bagnante ad accorgersi che la bambina era in acqua. Il corpo galleggiava a poca distanza dalla battigia. È tutto alle 19.46, vi restituisco la linea, noi ci sentiamo alle 22 nell'edizione di Osservatorio Antimafia. Buonasera. Grazie a Massimo Bonella, responsabile di PianetaOggiTV.net da Venezia. Ringraziamo la regia di Rosario Moreno e di Ugo. Salutiamo i nostri ospiti, Aaron Pettinari, caporedattore di Antimafia 2000, grazie per essere stato con noi Aaron. Grazie a voi ancora, un saluto a tutti quanti. Grazie, e salutiamo Marco Grilli, coordinatore per il Friuli Venezia Giulia di Alternativa. Ciao, diamo appuntamento. Buonasera a tutti e grazie. Grazie a te Marco. Diamo appuntamento agli ascoltatori alle 22 per una nuova diretta di Osservatorio Antimafia. Vi anticipo che sarà con noi Lorenzo Baldo, il vice direttore di Antimafia 2000, che ha da pochissimo pubblicato un libro sul caso Manca, Attilio Manca, e ci sarà con noi ancora Maurizio Artale, presidente del Centro Padre Nostro. Bene, vi ringraziamo per l'ascolto, vediamo appuntamento alle 22. Grazie a tutti, da Antonella Entrenò e da Ugo Lombardi, a dopo.